Ridurre i costi agli automobilisti è stato questo l'intento del nuovo decreto RC Auto in vigore da soli pochi giorni. In Italia le novità si vengono spiegate dall'assicuratore Michele Mariani. Vediamo. Novità nel mondo assicurativo per quanto riguarda i mezzi a 2, 4 e più ruote. C'è una buona notizia, mi sembra. Allora, questa volta con la legge di bilancio del 2020 è stato introdotto questo decreto che riguarda il cosiddetto RC Auto, bonus malus familiare, che è entrato in vigore dal 16 di febbraio e che nell'intenzione, diciamo, del legislatore era quello di cercare di calmierare, insomma, l'aumento delle tariffe e di ridurre ancora ulteriormente i costi. Che cosa consiste questo decreto? Sostanzialmente è stato allargato quello che era il decreto Bersani, cioè prima dell'introduzione di questo nuovo decreto, sostanzialmente chi comprava una nuova autovettura aveva diritto ad acquisire la classe più favorevole all'interno del nucleo familiare. Questo si poteva fare soltanto tra veicoli dello stesso settore, quindi autovettura con autovettura, ciclomotore e ciclomotore, motociclo e motociclo, solo per le persone fisiche. Oggi invece che cosa è successo? Che questo è stato allargato, quindi non c'è più il vincolo di avere la stessa classe per lo stesso settore, ma si possono mettere insieme anche settori diversi. Quindi, una famiglia che ha un'autovettura in prima classe acquista il ciclomotore per il figlio, questo ciclomotore va in prima classe come l'autovettura. Questo è solo una parte del decreto, l'altra parte invece riguarda le polizze, che sono in scadenza. Quindi, al rinnovo, se una famiglia ha due autovetture, una in prima classe e una in terza classe, l'autovettura che è in terza classe al momento del rinnovo, può essere spostata in prima classe. Questo se nel corso dell'anno non c'è stata una denuncia di sinistro. Questo se l'auto, esatto, l'auto non ha l'attestato pulito, come lo diciamo noi in gergo, quindi ha tutti gli anni assicurati senza aver fatto sinistri, sostanzialmente. Ma nel nostro territorio, mediamente, i prezzi come sono? Si lamentano i clienti? Allora, diciamo che lamentarsi fa parte un po' dell'animo umano. Sostanzialmente in Molise, in provincia di Isernia, le tariffe sono le più basse d'Italia, mediamente. Quindi diciamo che non c'è questo, anche gli aumenti o le diminuzioni che di solito fanno clamore a livello nazionale, per noi si tratta di percentuali veramente minime, quindi il premio non è molto, molto alto. Poi, è ovvio che purtroppo l'RC Auto viene vissuta sempre come una tassa, quindi qualsiasi prezzo è alto, non c'è un riferimento di basso o alto.